attimo il cacciavite. È l'altezza maggiore della gomma dietro che mi dà fastidio. La gomma nuova. Tutto a tratto di... Capito? Quel poco di che è più alta dietro, vado con i piedi a vuoto e mi sento tutto strano. Era tutta, io tenevo la gomma slick, era tutta bassa la moto, mettevi i piedi a terra belli. Poi è pure più nuova, è ovviamente più alta, cioè proprio di carcassa, che ancora non si è mollata. Io se vuoi ho la soluzione per te. Cioè? Facciamo cambio gomma, guarda. Subito è risolto. C'è la gomma già rodata. Potrebbe andare di grandi tempi, di quel profumo, ma dipende. Arreda Roberto è una puzza. Vabbè Roberto, che fai? Va bene, non ti preoccupare. Un cattano dopo. Un catto. Piazza Garibaldi. Si è trovato solo un pulsantino per me, mannaggia. C'è ridotto l'avviamento per pedale. Ma questa è la seconda volta che si fatto questo pulsante. Colpe Faust. Sempre colpe Faust. Beh, veramente, via di scappattieni. Con lo struccolo.
Aiuto a far niente la pianta. Mi ha rotto i coglioni. Giù devo scendere la pianta, che brutta cosa, perché là la vende in 70, una volta che...
c'è qualcosa che non va nella fase di compressione a me. Capito? Sì. Ho qualcosa che non va in faccia alle pareti in questi punti, per esempio qua se devo ripartire ho difficoltà. E tu dici che per lo 0,5 sfida davanti? No, per la stessa dita, ma quando lo fai di però io non l'ho toccata dietro. Ma ti ha dato lo stesso, che tu porti di solo anche per cioè, dita. La devo togliere, almeno mezzo giro, un giro di... Cioè, ma tipo la parte più buona, almeno un giro... Aspetta, se parte. Parte me lo. Almeno mezzo giro, cioè un giro o due giri di molla. Secondo me è un giro, io ho detto un giro o due giri. Se il punto è giusto. Sì, perché se sono stati 2 mm a determinare la differenza, però quello che ho notato è che non arrivavano più colpi da dietro, da avanti, sulle pietre, era proprio lineare la moto. Perciò probabilmente che succedeva? Si schiacciava, però poi si schiacciava troppo e là dovrebbe intervenire l'idraulica. Sì. Cioè dovrei togliere un giro e magari chiudere un po' la compressione. Ma questo fa una cosa da volta. Certo. Però è bella così la moto, è proprio bella. Mi manca soltanto quella arrampicatona che era prima. Era prima si poteva fermare pure sotto sopra. Lascia sta cuscalino, magari non lo facevo stesso sotto bosco. Però la sensazione era diversa. Sì, mo la sento, ma io penso che anche l'altezza della gomma, Vabbè, anche tu guarda qua, sicuro altri dietro. Perciò è vero, non è solo 0,5 che i 2 mm che gli abbiamo dati, l'altezza della gomma che è cambiata tanto.
terribile. Devo risolvere solo quel fatto nelle salite che non mi piace, perché là mi fa perdere fiducia. Cioè mi scoraggia, mi fa pensare che non posso superare l'ostacolo. Ma stai stravando? Ah? Stai stravando? Penso di sì, guarda, è troppo bello. No, dico strava. Sì. Ma è bellissimo il suo. Non ho problema, sei quale? Se può avere qualcuno con la bicicletta davanti. Allora io cerco di farlo sempre con prudenza. Infatti avevo sempre quel margine. Però è troppo bene. Sì, ma poi ci facciamo tutto. Comunque questo è il tratto che è adatto a questa setta e a queste cose. Sì, sì. Perché i campi repentini la parcellatura ti serve di più. Mamma mia. Ma guarda che questo, molto... Io stavo, t'avevo acchiappato a te, poi ho sbagliato. Quando si gira, io sono andato dritto nei canali. Ah, è da più. Me ne sono sei in due canale, sono rimasto nel canale. Ti piace? Bellissimo così. Qua, ma io qua mi sono sempre divertito. Questo, la gomma qua fa tanta differenza. Ma perciò mi sono buttato davanti a Roberto, perché Roberto qua non va. Un falciatore fa. Mo qua è tutto un circuito MBT. Qua non hai fatto tu che la dote? Ah, questa qua mi sa che è la prima volta. Ed è divertente perché